Presentiamo il libro La visitatrice dell'autunno, questa è la meravigliosa copertina. È di un autore che si chiama Massimo Tirinelli, che è accanto a me, che si è cimentato con tutti i generi letterari, come dicevo prima, non soltanto la poesia ma anche i racconti, il giallo. Quindi non c'è soltanto una protagonista, ma sono tante le protagoniste e tanti protagonisti. Forse questo è anche il bello di questo libro, ci sono tanti personaggi che hanno una loro rilevanza e che quindi acquistano un ruolo. Ovviamente nel libro c'è il protagonista e poi ci sono, diciamo, il sottofondo, invece in realtà ognuno di loro diventa un protagonista. E poi ce n'è una, che poi è la protagonista del titolo, La visitatrice dell'autunno, di cui non sveleremo l'identità per non togliere, diciamo, la sorpresa, a proposito del giallo, che in questo caso è stato una sorpresa. E a questo punto passo la parola a Laura Pezzola, che è la persona che ha curato la prefazione e che peraltro, devo dire, ha suscitato, lei non so se questa cosa la sa e la svelo davanti a tutti, l'ammirazione di Massimo. Cioè, quando Massimo ha letto la sua prefazione, devo dire che si è commosso e mi ha detto proprio è riuscita a cogliere del libro anche quegli aspetti più reconditi, quelle cose che magari erano dette e non dette. E siccome lei è una poetessa, ovviamente chi più di una poetessa potrebbe fare questo. Prego. Allora, buonasera a tutti, io sono molto felice di essere qui a festeggiare l'ultimo libro di Massimo Tirinelli, La visitatrice dell'autunno. È un libro che mi ha colpito molto per vari aspetti. È un libro che parla di sentimenti, di compassione, di amore, di tanto altro. Adesso mi limiterò a dire più due aspetti che mi hanno colpito in modo particolare. Il primo è questo: molti autori nel corso degli anni hanno scritto di donne, sulle donne, hanno avuto protagoniste donne nei loro romanzi, ma secondo la mia impressione, leggendo appunto La visitatrice dell'autunno, non molti hanno avuto la capacità che ha avuto Massimo di immedesimarsi completamente nell'animo delle protagoniste, nei loro pensieri, nelle loro emozioni. La seconda cosa che mi ha colpito è nella scrittura. Molte pagine del romanzo sono delle vere e proprie prose poetiche, e questo per me, che è un punto, la poesia è un valore che rende il romanzo più prezioso. Quindi complimenti a Massimo, che poi ci parlerà più ampiamente del romanzo. Qual è stata l'idea iniziale del libro? Che ha dato origine al libro e come mai hai scelto quattro donne protagoniste? Ovviamente la pluralità delle persone, delle donne, consente una maggiore ampiezza di descrizione, perché ovviamente sono quattro persone, di cui soltanto due legate da un vincolo parentale, le altre due sono diciamo incidentali nei reciproci percorsi, e ovviamente quattro casistiche umane, nel senso che abbiamo una persona che forse vogliamo ravvisare un protagonista, è lei, Zoe, che ha un lutto da elaborare e lo fa con grande difficoltà, e in qualche modo il gettarsi nuovamente nella vita spinta dalle altre tre in qualche modo l'aiuta. Lì per lì c'è una fase di respingimento di tutto questo, dopodiché c'è un'adesione, però ecco, ci tenevo a dire, non è neanche un happy end, è un finale sereno. E le presentiamo. Zoe, quando ti conobbi avevo 38 anni e mi lasciavo trasportare apatica dal flusso delle cose, convinta che nel mio destino non fosse prevista la felicità. Poi un giorno ti incontrai, mi sorridesti e non fui più così certa. È questo che amai subito di te, il tuo sorriso. Non esiste un prima di te, io sono nata quel giorno. Innamorarmi di te è stato come salire per la prima volta su vertiginose montagne russe. Un urlo ininterrotto di terrore, una miscela di adrenalinica eccitazione e forte allegria.